Eccoci qua, salve a tutti amici e bentornati sul mio canale, bentornati dal vostro Gigio Juve. Ragazzi, la condizione economica dell'Inter è una condizione deleteria, una condizione devastata. L'Inter non ha un'ora d'aria, non ha possibilità di fare neanche un singolo movimento sul mercato se non vende, se non diciamo riesce dal mercato a produrre qualcosa, quindi a vendere, a sbloccare qualcosa, non può fare assolutamente acquisti. Va ricordato che l'Inter è bloccata ai soli acquisti del portiere che non si sa come abbia pagato al Genoa. Sappiamo le solite magagne di Marotta all'interno del sistema mercataro di Serie A, e poi ha preso i due parametri zero, Taremi e Zielinski, già da molto tempo, quindi ancora con la vecchia proprietà, ma l'arrivo della nuova proprietà ha cambiato tutti i piani. Noi lo avevamo detto andando ad analizzare il modus operandi di Oaktree, già andando a valutare come si comporta Oaktree, che è proprietario di una squadra francese che gioca in Ligue 2, quindi in seconda categoria, e già con quella squadra lì dimostrava, voglio dire, Oaktree economicamente non ha dei problemi, può fare degli investimenti. Il problema è la volontà di voler fare quegli investimenti. E noi avevamo detto, un fondo ragiona in un certo modo, ma gli interisti su Narnia ragionavano diversamente. Però ragazzi, il tempo è galantuomo e il tempo sta arrivando dalla nostra parte. Quindi ne parliamo insieme in questo video, ma prima di tutto ragazzi vi chiedo un like a questo contenuto, l'iscrizione al canale perché è gratis e fondamentale per un canale come questo che si propone di fare controinformazione, fare dei numeri è fondamentale. Quindi like per circolare il video, iscrizione e campanella per le notifiche per rimanere aggiornati in tempo reale su tutto ciò che andrà a produrre in futuro su questo canale. Purtroppo ragazzi non vuole essere un'offesa, ma quando io vi ho detto che sono un pochino ritardati i nostri cari amici Rattazzi, non vuol dire che siano stupidi, che non ci arrivino, ma vuol dire che ci arrivano in ritardo. Se noi vi abbiamo spiegato queste cose preventivamente, al momento del subentro, al momento del pignoramento da parte del fondo, dopo diciamo l'insolvenza palesatasi da parte del cinese truffaldino, è subentrato il fondo e io vi dissi il giorno dopo ci sono i video, chiacchiere zero, non come loro, chiacchiere fonti non fonti, perché riporterò uno che cita spesso le fonti proprio in questo video, le fonti delle fonti, che poi non ne becca una, ne becca una l'anno, ripete sempre quella e si autocelebra. Ma del resto ragazzi parliamo di un cartonato, di cosa vogliamo parlare? Detto questo, io vi riportai il fatto che un fondo raccoglie il denaro dai propri investitori, questo denaro lo fa fruttare sul mercato cercando di guadagnarci. Secondo voi, se questi hanno già investito sull'Inter, adesso l'Inter è diventata per quattro spiccioli, perché poi è così, una squadra di loro proprietà, quindi per loro è comunque un affare. Adesso questi qua non faranno più le magagne che ha fatto Zanga, ma faranno le cose rette e corrette, fatte per bene come Cristo comanda. Quindi non è su questo di oggi che dobbiamo arrabbiarci, ma su quello vecchio, perché io sono certo che Oaktree farà le cose come vanno fatte. E anzi, sta cercando probabilmente anche di reinsegnare a Marotta come si lavora per bene, visto che per tanti anni ha provato a lavorare da bestiolo. Detto questo, quindi l'obiettivo principale del fondo è guadagnare denaro e non quello di investire nel club. Noi l'abbiamo detto dall'inizio, loro ci stanno arrivando oggi. Perché? Perché vedono che non possono prendere neanche sul mercato un giocatore come Cavalli. Adesso mo, noi le abbiamo presi per il culo un paio di giorni perché uno sgarbo della Juventus all'Inter, che la Juventus è arrivata lì e in 2 minuti chiude una trattativa da 10 milioni, parliamoci chiaramente, che loro non avevano la possibilità di chiudere, perché la verità è quella, loro devono tirare su tutto, devono cercare di tirare al minimo indispensabile. Perché? Perché quando hai un budget limitato devi fare quello. E allora c'è preoccupazione tra gli interisti e c'è qualche interista che già rimpiange Zanga. Appunto, parliamo
di questo interista di Fabio Bergomi che fa questo post. Dice: non dico di rimpiangere Zang, ma quasi ci andiamo vicino. La differenza è che con Zang andava vicino a Marotta e diceva: stiamo inguaiato con i soldi, inventati qualcosa. E da lì nasce l'epopea. Vi leggo, praticamente vi spiego il tweet che vedete qui di fianco. Inventati qualcosa che la risolviamo, e da lì nasce l'epopea dei parametri zero. Adesso Oaktree non vuole l'epopea dei parametri zero. Hermoso, ad esempio, ne è una prova. Ci sarebbe Hermoso a zero, l'Inter serve un braccetto difensivo. Hermoso sarebbe perfetto per qualità tecnica, per capacità di inserimento nella rosa, per livello, voglio dire, sarebbe perfetto da inserire nella rosa dell'Inter, ma per Oaktree non va mica bene. Per Oaktree, uno che prende 5 milioni di stipendio non va bene. Loro preferiscono un ragazzo pagato 10-15 milioni, come magari appunto Cabal, solo che te 10-15 milioni li devi tirare fuori, e in questo momento, se non fai mercato, non ce li hai. Ma l'importante è che prenda un solo milione di stipendio, perché lo stipendio lo paghi per più anni, il cartellino lo paghi una sola volta. Ed è questo il modo di ragionare che ha un fondo. Però, come vedete, il nostro amico Bergomino è preoccupato, perché dice: in questo modo Marotta gli risponde: sì, ma così non si vince. Possiamo vincere quest'anno di inerzia, ed è infatti quello che può succedere anche avendo rinnovato Rocchi, con Gravina che è ancora in auge. Potete vincere ancora quest'anno di inerzia se riuscite a fare le vostre magagne, e se non funziona tutto perfetto, diciamo, l'organizzazione di Giuntoli non riesce a mettere tutti i tasselli ai suoi posti, se Thiago Motta non riesce, diciamo, a far collimare tutto nel primo anno, è qualcosa di possibile. Se Fonseca non riesce a fare quello che deve fare col Milan, perché poi c'è anche il Milan, c'è anche Fonseca, che voi sottovalutate, gli sputate addosso a sto Milan. Ma il Milan è un'ottima squadra, lo era l'anno scorso e lo sarà quest'anno, e sono convinto che sarà una squadra che darà fastidio. Come potrei? Io ci credo poco. A me sembrano due elementi che non vanno bene insieme, ma anche Conte al Napoli potrebbero, c'è chi la pensa diversamente. Per esempio, ieri ho sentito Moggi, secondo cui Conte al Napoli è un pericolo. Io ritengo Conte e Napoli proprio due ingredienti eterogenei tra loro, che non riescono a mescolarsi. Però è magari una visione mia, ragazzi, non è che pretendo di essere la verità. Io vedo Conte al Napoli come un corpo estraneo, ecco, magari mi sbaglierò. Detto questo, la paura degli interisti c'è, perché il mercato non si può fare, ed ecco perché, spiegato, ragazzi, la Gazzetta dello Sport continua su Carbone, 50 milioni, 60 milioni, però ormai si è capito che te lo puoi valutare anche 60, 70, 80, 100. La realtà è poi qui: la Juventus non riesce a vendere a 40 milioni Matisulè, che ha fatto 12 gol in Serie A, ha fatto un campionato da protagonista a Frosinone. Giocatore, comunque, rispetto a Valentin Carbone, che faceva la riserva di Daniel Maldini, un giocatore fatto e finito. Mentre sto Valentin Carbone è un ragazzino che ha la stessa età di Yıldız, ma ha dimostrato un decimo di quello che ha dimostrato Kenan Yıldız in questo momento, e da anche a livello internazionale. Anche a livello internazionale ha una valutazione, ha una, come dire, una considerazione molto molto lontana da quella che ha Kenan Yıldız a livello internazionale. Kenan Yıldız sta per diventare probabilmente il numero 10 della Juventus, sponsorizzato da Adidas. Ha delle forze, dice. Carboni chi ha? Ha Pupi che lo sponsorizza e lo fa praticamente convocare da Scaloni per fargli andare a fare la comparsa lì. Inutile in Coppa America, dove praticamente gioca 13 minuti senza dare alcun apporto. Cioè, parliamoci chiaro, questa cosa qui la capiscono anche gli scemi, una presa per il culo. Questo è quando gli interisti dicono: Zanetti, Zanetti è un altro imbroglione, è un altro Pernacottaro come voi, cioè adatto a voi, è il vostro capitano, è un uomo di plastica. Detto questo, si stanno cagando addosso, perché hanno capito che non hanno un euro, che stanno inguaiati, che stanno in ginocchio, e adesso rimpiangono Zang, avete capito? Era meglio fare le macchiocche, era meglio fare gli imbrogli, era meglio girarci intorno, era meglio prendersi per il culo, perché fare le cose secondo le regole non piace poi a nessuno.
Massima condivisione di questo video, fatemi sapere naturalmente cosa ne pensate nei commenti, ma fate circolare il video, ragazzi, circolare, condividete, condividete sui vostri social. Io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del contenuto e fino alla fine, contro tutto e tutti, sempre e comunque. Forza Juventus!